Due colonne dell'Avellino promosso in Serie C, una colonia argentina, lo possiamo dire tranquillamente. Franco Dadalt, Santiago Morero, incontro con i tifosi allo Store, la festa continua sul campo ma anche fuori. Sì, sì, è giusto, giusto che siamo premiati per quello che abbiamo fatto. Comunque è stata un'annata importante, abbiamo recuperato dei punti importanti, quindi è giusto che festeggiamo con i nostri tifosi. Non si parla di futuro, bisogna continuare a correre e a vincere perché con il Bari è arrivata la 12ª vittoria consecutiva, la Pool Scudetto potrebbe rappresentare un altro obiettivo di questa stagione. Sì, sicuramente, ci tenevamo a fare bella figura perché era l'ultima partita in casa, poi giocavamo contro una grande squadra, quella che era magari attrezzata meglio. Niente, adesso c'è un'altra partita e poi vediamo dove saremo. Franco, avete dimostrato anche contro il Bari di restare sul pezzo, nonostante i festeggiamenti, una settimana anche particolare in cui si è pensato anche ad altro, a festeggiare, a brindare con i tifosi e anche con la società. Sì, sì, è dimostrazione che comunque siamo un gruppo compatto, un gruppo che ormai è abituato a vincere, la verità, perché sono 12 risultati consecutivi, non vengono a caso, quindi ci siamo ricompattati, abbiamo vinto, come ha detto il capitano, contro una delle squadre più forti anche d'Italia, secondo me, di Serie D. E questo è merito tutto nostro, dei sacrifici che facciamo ogni settimana, e godiamoci questa festa. Mercoledì si torna in campo con il Picerno, quali sono le tue condizioni perché sei uscito ieri in anticipo? E poi un'altra domanda, sei salito sulla statua di Re Carluccello, come è battezzato ad Avellino, sei stato uno dei pochi capitani che ha messo la sciarpa bianco-verde a Re Carluccello. Parliamo di questo secondo aspetto e ovviamente anche dell'aspetto legato al calcio giocato. Sì, no, sto abbastanza bene, sono uscito perché da un po' di tempo che avevo un problemino che mi portava indietro, solo che ci tenevo a giocare l'ultima partita contro il Bari in casa e quindi ci tenevo. Poi ci sarai mercoledì? Non lo so, penso di no. Poi riguardo alla statua, dai, è stata una cosa spontanea, non lo sapevo quando sono arrivato lì, ma me l'hanno detto, ma quel giorno lì avrei salito anche su un grattacielo perché è stato il giorno della vittoria del campionato, quindi era extra felice. Scritto anche da Mario Dell'Anno, uno dei capi storici della curva bianco-verde. Sì, sì, dai, ci ha avuto questa iniziativa, non ci ho avuto problemi in farlo, quindi è stata una cosa bella, dai. Ultima domanda, quanto ci tenete anche a questo scudetto? Sì, sì, ci teniamo perché stiamo bene insieme, quindi vogliamo continuare ad andare avanti, giocare, vincere e poi se dovessimo uscire più avanti abbiamo comunque raggiunto l'obiettivo che era la cosa principale. Sì, sì, sì.
Alessio Tribuzzi in versione fotografo, però ti preferiamo in mezzo al campo come uno dei pilastri di questo Avellino. Si continua a festeggiare, ma sul campo ieri avete continuato a vincere, quello che più conta. Sì, abbiamo giocato contro una realtà importante come quella del Bari e siamo contenti perché noi abbiamo giocato per vincere, per regalare l'ennesima gioia a questi tifosi. E abbiamo dimostrato che comunque noi non siamo inferiori a nessuno in questa categoria. Per me siamo i più forti e l'abbiamo dimostrato anche ieri battendo la squadra che comunque tutti pensavano e credevano che fosse la più forte della Serie D. C'è in palio la Bullo Scudetto. Mercoledì si va a Picerno con due risultati a disposizione per strappare il pass per la semifinale. Sì, come ha già detto il mister, noi stiamo giocando questa Pol Scudetto per vincerla e abbiamo già 3 punti, ora mercoledì ci basterà anche il pareggio, ma noi come sempre giocheremo per la vittoria e poi vedremo come andrà a finire, insomma. Tanti tifosi ti hanno chiesto la domanda più scontata: resterai o meno ad Avellino? Ci aggiungiamo anche noi al numero di tifosi che ti hanno rivolto questa domanda. Sì, io come ho già risposto in precedenza, io qui sto bene e ancora non ne ho parlato con la società, vedremo quali saranno le intenzioni della società e poi decideremo insieme. Però hai tutta l'intenzione di restare? Sì, io qua sto bene, sto benissimo. C'è grande festa allo store per questa promozione. Maurizio, l'emozione di questa stagione? Beh, stagione un po' tribolata, già difficile riprendersi dalla delusione dell'anno precedente, per cui grande entusiasmo per il rilancio e confidare nel rilancio in quelle condizioni era già estremamente complicato. Una partenza non c'è male, il buio, là si è visto lo spirito del popolo irpino che non ha mai abbandonato e ci ha sempre creduto. Poi, sempre ragazzi, bello vincere sul campo, l'abbiamo visto e naturalmente anche a Rieti. Sei un grande alle spalle. Vabbè, sono il suo datore di lavoro, non può dire, non può dire diverso. Gli costa il posto ad Alessandro? No, questo mai. Torniamo a parlare di questa stagione. Abbiamo detto che vincere sul campo ha regalato grandi sensazioni, grandi emozioni. Rieti è stata la fotografia della passione e anche dell'amore che è rinato in questa piazza. Certo, era fondamentale vincere sul campo. Noi siamo un popolo fiero, non ci piacciono le aule dei tribunali che ai noi insomma, siamo stati costretti a frequentare negli ultimi tempi. Ci piace vincere sul campo, lottando e tra l'altro quest'anno in modo avvincente, perché a un certo punto anche i più ottimisti avevano perso le speranze di una risalita immediata col primo posto. Noi ci abbiamo creduto e non lo diciamo oggi, lo diciamo anche nei momenti in cui non ci credeva nessuno. E i ragazzi sono stati bravissimi, si sono compattati, hanno giocato veramente col cuore, sudando la maglia, che è quello che noi sostanzialmente pretendiamo sempre. Poi alla fine è l'apoteosi di Rieti, insomma, ma quello è un assaggio di quello che può dare e può succedere in questa città. Abbiamo anche ascoltato i calciatori e molti hanno detto vogliamo vincere anche lo scudetto. Questo è un altro segnale importante di una squadra che non si accontenta di aver vinto 12 partite consecutive e di aver conquistato sul campo la Serie C. Certo, mi trovano pienamente d'accordo. Io dico fino a quando c'è una partita da giocare, anche quella infrasettimanale si deve vincere. Perché vincere aiuta a vincere. E sono estremamente convinto che se la mentalità è questa possiamo ben figurare anche nel prossimo campionato di Serie C, augurandoci magari una risalita immediata, ma mai dire mai, ma l'importante è che ci si prepari ad una stagione ad alto livello. Come on.
Celeste, da lontano o da vicino, da adulto, da bambino, solo grido Forza Italia! Aspetta, io poi me lancio io. Aspetta! E questo sia un musico di partenza, l'anno prossimo tu carichi quest'anno perché no. Arrivato a Marco. Il sole si è acceso sul mare, la luna è scoppiata nel blu, e tu, mio piccolo amore, non ci sei più. Madre si è messa a gridare che non devi uscire con me, ma io non riesco a restare senza te. Dimmi dove sei. Vai, tutti quanti in coro. Dimmi dove sei. La, sai che ti amo davvero. Yeah.